Seconda giornata di Cosenza Comics alla città dei ragazzi, sabato mattina, che sembrerebbe che stenta a partire, ma dai cancelli della città dei ragazzi stanno entrando tanti visitatori, cosplayer, tantissimi, coloratissimi, giocatori, non so se si dice giocatori, di soft air, armati fino ai denti di armi giocattolo naturalmente, gli operatori dell'associazione Cosenza Comics che sono sempre al lavoro, e noi iniziamo la mattinata così per una sorta di riscaldamento muscolare con due vecchie amicizie di Media Terronia TV, che sono Andrea Napoli, ciao Andrea, e Vincenzo Montisano, ciao Vincenzo, del nucleo Kubla Khan. Ricordate, sono stati insieme a noi in quella bellissima serata di omaggio a Pierpaolo Pasolini, e oggi sono nel loro stand di Cosenza Comics in cerca di scrittori. Proprio sul loro stand c'è scritto: sei uno scrittore, ti stiamo cercando, ti vogliamo. Ed è molto bello, in mezzo a tanta tecnologia che pure è entrata nel mondo del fantasy, del fumetto, dell'animazione, questo quadernino con una semplice penna che chiede una firma e che cerca scrittori. Allora, diteci un po', questa fame di scrittori è una cosa bellissima, quindi è vera, possiamo credere ancora alle favole? Sì, allora, gli scrittori probabilmente ci sono, basta semplicemente cercare di trovarli, e noi siamo questa associazione letteraria in cerca appunto di scrittori che possano dare un contributo con quello che fanno. Più che altro è anche una specie di circolo letterario nel quale ci ritroviamo per discutere questioni relative appunto alla letteratura. Quindi il nostro è più che altro anche un luogo d'incontro nel quale cerchiamo di scambiarci sia idee, pareri sulla letteratura, e anche cercare di confrontarci l'uno con l'altro per crescere anche fra di noi, leggendo sia appunto cose nostre che dei grandi scrittori del passato, del presente, quelli che saranno. Quindi siamo qui oggi semplicemente per cercare appunto qualche altro scrittore, chiamiamolo così, sperando appunto che riusciamo a trovare qualcuno, insomma, che voglia partecipare alle nostre attività e a dare il proprio contributo. Ma con la tecnologia si sono abbassati i costi, no, dell'editoria, si assiste sempre di più, no, a ebook, comunque forme molto più indipendenti di scrittura, mentre una volta riuscire a pubblicare un libro aveva sempre dei costi e richiedeva degli sforzi esorbitanti, adesso pare sia alla portata, più facilmente alla portata di tutti. E nonostante tutto io sento parlare Andrea come se fosse difficile comunque questa condivisione, che è molto bella, perché in genere dello scrittore si ha un'idea così individualista, no? di persona chiusa. Voi invece volete condividere, volete fare anche massa critica. Sì, appunto, ma perché il problema è proprio questo, cioè non è detto che se ci sono 10.000 ebook in giro, questo corrisponde sicuramente ad avere, primo innanzitutto, la qualità, perché con la facilità, come dicevi tu, di produzione dell'ebook, chiunque adesso può mettersi e scrivere qualcosa, che non è detto che corrisponda ad un livello di qualità alto, no? E poi soprattutto il fatto di avere tante cose non ti fa assolutamente, non ti dà spazio, è come se tu hai un'infinità di roba in mezzo a cui devi cercare qualcosa che ti piace, qualcosa con cui davvero riuscire ad affinare il tuo gusto personale, riuscire ad aumentare la tua capacità critica. Ed è proprio questo il fatto, noi cerchiamo di fare, nei nostri incontri cerchiamo di fare, di creare un luogo in cui la gente possa affinare il gusto critico, perché di cose brutte, di cattivo gusto in giro ce n'è davvero troppo e ne siamo davvero stanchi.
Bene, quindi una sorta di gruppo di autoformazione, anche visto che comunque tranne alcune eccezioni in Italia non ci sono molte scuole per imparare a diventare scrittori, è sempre stato affidato tutto molto all'autoformazione, quindi ad essere autodidatti, e per cui chi volesse imparare insieme a voi e affinare le sue capacità di diventare scrittore, oltre che venire qui oggi, domani, quindi sabato e domenica, Cosenza Comics al vostro stand, a chi si può rivolgere? Allora, noi abbiamo sia un sito internet che è www.nucleokublakan.it, lì troverete appunto i contatti per scriverci e quindi partecipare appunto con noi ai nostri incontri, che comunque si tengono il martedì nella sala conferenze della redazione di Camp Tele 3. Voglio dare l'indirizzo, via Brodolini. Via Brodolini, sì. Niente. Via Brodolini rende, così facciamo anche un po' di pubblicità al nostro canale sul digitale terrestre, vicino al Metropolis. Benissimo, comunque sul sito sicuramente si troveranno anche i contatti per contattarvi personalmente e avere ulteriori spiegazioni. Oh, io quasi quasi, no? Mi cimento anche nel diventare scrittore. Grazie. Grazie a te. I'm a ghost, I walk alone, people pass right through. E Media Terronia TV ha preso la macchina del tempo, è salita sulla macchina del tempo ed è sbarcata nel Medioevo. Meno male che le macchine dietro di noi invece ci ricordano che anche questa è fantasy e finzione, e siamo adesso con i due protagonisti del combattimento che abbiamo appena visto, li conosciamo meglio, ci tranquillizziamo un po' perché per chi è pacifista, insomma, salvo capire poi veramente il senso di queste discipline, rimangono un po' inquietanti, soprattutto al giorno d'oggi, no? In cui insomma non ce ne avanza di sentire di combattimenti. Allora, intanto buongiorno, buongiorno. Tu ti chiami in arte Klaus Costa. E sei un cosplayer? No, siamo rievocatori storici. Evocatori storici, sì. Diciamo un tipo di attività che c'è da moltissimi anni, quasi 30-40 anni in Italia, che mano a mano si sta sviluppando e nasce forse da una questione inconscia, dell'inconscio collettivo forse, cioè il ritorno al passato. Qualche psicanalista e psichiatra dice probabilmente la paura del nostro futuro, la decadenza dei valori, non è altro che un ritorno, forse al passato, ma combinazione sto passato e al Medioevo. Secondo me c'è qualche motivo particolare. Negli ultimi 10 anni si parla di Medioevo come periodo, come dire, quasi di rinascimento, nel senso di esistenze, di semi, che poi portarono all'età moderna. Questo è un senso che forse noi percepiamo. E in effetti così è stato. Quando ero piccolo io, mi insegnavano a scuola, no, il Medioevo è un periodo buio, oscuro. Gli storici di oggi non sono più d'accordo con questo tipo di impostazione, diciamo, accademica. Quindi ecco perché la nascita di questi gruppi storici, ce ne siamo moltissimi, soprattutto nel centro nord Italia. Noi siamo un po' pochi nel sud, però bene o male. E come vi intercettate? Come vi comunicate tra di voi? Lasciamo stare internet, ma in ogni caso, quelli che facciamo questa specie di mestiere, ci ritroviamo di solito tutti a Piacenza. C'è un mercato internazionale per i rievocatori storici, dove vengono persone dalla Polonia, dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Francia, dall'Olanda, quindi bene o male ci ritroviamo lì non tanto per conoscerci, ma per acquistare giocattoli del genere, che sono professionali, che altrimenti su internet non saremmo bravi ad acquistare, nel senso che magari se la cosa non la tocchi. Questa è una spada garantita a vita, di acciaio cecoslovacco, molto affidabile, che non ci si è mai rotta. Questa ha 3500 colpi. Ci vuole il porto d'armi, naturalmente. Non hanno filo e non hanno punta. Quindi si chiamano attrezzi sportivi o armi illusorie, appunto perché servono per, diciamo, giochi sportivi, chiamiamoli così. Infatti noi siamo membri
della Federazione Italiana Scherme. Bene. Perché poter fare una cosa del genere bisogna avere delle, diciamo, preparazioni accademiche, e c'è un'unica scuola d'armi a Lamezia, combinazione in Calabria, e noi siamo dei membri di quella scuola d'armi. Bene, quindi tu fai questo nella vita, fai il revocatore storico. Adesso sì. È diventato proprio un mestiere per te. Lui invece, ecco, ha fatto una cosa magnifica. Lui ha fatto una cosa magnifica. Sì. La sentiamo? Sì, sì. Mm? Ce la facciamo raccontare? Sì, 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 sì. Allora, buongiorno, io sono Agostino Mano e mi sono divertito a scrivere un libro fantasy che si chiama Antica, che parla sempre di... un po' si rifà al medioevo tolkieniano, però con uno stile particolare che ho voluto creare io. Il libro tratta anche di scherma storica, quindi ho messo profuso in queste pagine anche degli accorgimenti di tecnica di scherma sportiva, senza troppo appesantire, giusto per dare qualcosa. Comunque ora sta per uscire il secondo libro di Antica, Antica mi sveglio nella luce, che è stato accolto bene dalla critica nazionale, dai lettori, e sarà presto in libreria. Invece per la scherma volevo solo dire una cosa, è un po' come le arti marziali, cioè attraverso il combattimento, che è scenico, non è vero, si è una ricerca interiore, cioè una sorta di combattimento quasi meditativo per un'apertura su se stessi, anche per provare le proprie capacità, dove ci si può arrivare, e per diventare anche un pochino più umili da questo punto di vista. Questo fanno le arti marziali e la scherma. Ecco. Bene, quindi questa arte marziale invece in particolare come si chiama? Scherma storica sportiva, che è riconosciuta dal CONI e da tutti gli enti promozionali sul territorio nazionale e internazionale sportivo. Poi andiamo a scuola da un maestro che ci insegna, anche Klaus è maestro d'arme, e allora ci divertiamo col ferro e ce le diamo finte. Sì. E questo tipo di atteggiamenti, diciamo, di combattimento, in realtà noi li chiamiamo combattimenti canonici. Canonici perché derivano da canoni antichi medievali che fortunatamente non sono arrivati. Sarebbero due testi fondamentali di scherma antica, che però devono essere nei tempi moderni reinterpretati. Quindi quello che noi facciamo, le movenze, le parate, gli attacchi, derivano da questi testi. C'è un famoso storico italiano, di cui adesso non ricordo il nome, che facendo una recensione su questi testi diceva voi fate queste cose che sembrano cose da battaglia, diciamo da guerra nei tempi moderni, ma in realtà voi fate un qualcosa di diverso, voi trasmettete un'etica, l'etica cavalleresca, di cui oggi avremmo bisogno e che non c'è più. E in effetti, notando come rispetto al mio stile molto, non dico aggressivo, però assertivo, questo clima cavalleresco mi sta quasi trasformando in una gentil donzella, no? Che dice grazie, prego, però insomma abbiamo avuto modo di sentire come intorno al fumetto, ai comics, quindi al mondo della fantasia, ruotino anche altri aspetti. Come appunto la disciplina sportiva, la storia, la conoscenza della storia, addirittura l'etica, una sorta quindi anche di filosofia di vita che vi coinvolge 24 ore su 24, no? Cedete sempre il passo alle donne, siete molto educati, ah che meraviglia, comincia quasi a piacermi. Se nasce nel Medioevo, nelle corti feudali, quindi la parola che noi diciamo cortese, cortesia, in realtà è tipicamente di origine medievale. Bene, quindi cortesemente ringraziamo Ago e Klaus anche per la dimostrazione che ci hanno dato di scherma storica, e gli auguriamo un ottimo Cosenza Comics oggi e domani. My lungs are tired of screaming out. No one seems to hear me. I wanna live up in the stars. What am I doing wrong? They say no man.
Media Terronia TV nasce come web TV, ha un suo canale YouTube e a Cosenza Comics si può incontrare di tutto e perché non, anzi, sicuramente un YouTubers, ciao, che è Adrian Fartade. So che è molto famoso nel suo ambiente, adesso lo conosceremo. Intanto Adrian, chi è un YouTuber? So che la parola può sembrare molto esotica, intanto un grande saluto a tutti che ci seguono, però è semplicemente una persona che sta creando qualcosa su una piattaforma che in questo caso è YouTube. Quando YouTube nacque negli anni 2004-2005, quello che offriva era la possibilità di accendere il tuo computer, fare un video e postarlo davanti a tutto il mondo. E non c'erano restrizioni, non c'erano format, non c'era un modo di fare preciso come nella storia della televisione, per cui i giovani si sono messi a sperimentare nuovi tipi di linguaggio, nuovi modi di fare. Tra le cose che hanno avuto più successo, per esempio, ci sono persone che sapevano fare qualcosa e hanno iniziato a insegnare agli altri il fai da te, come risolvere un problema per casa, come imparare una nuova lingua. Dopo sono arrivati anche persone che si occupavano di intrattenimento, quindi ragazzi che sono diventati molto popolari. Se sentite i giovani, no, che parlano dei YouTuber famosi, sono semplicemente i loro idoli, se volete, che li intrattengono con sketch divertenti, comici, parlando di videogiochi, ma ci sono anche molti che parlano di libri, o nel mio caso io parlo di divulgazione scientifica o di arte. Per cui non è una cosa tanto esotica, è semplicemente una piattaforma che gratuitamente dà la possibilità a chiunque di inventarsi un modo di arrivare a tutto il mondo istantaneamente senza dover passare per un filtro come la televisione, come succedeva molto tempo fa. Bisogna comunque conoscere l'uso della telecamera, un minimo, no? E di internet. Sì, esatto, queste sono poi cose che nel tempo uno impara e sono le cose che fanno la differenza tra magari qualcuno che tende ad avere molto successo e piuttosto che rimanere magari sconosciuto. Per cui più diventi bravo ad utilizzare la camera, fare montaggio, a imparare linguaggi artistici per far divertire le persone o per intrattenerle, più diventi popolare. E in Italia abbiamo per esempio ragazzi che da soli, senza aiuto da parte di nessuno, imparandolo completamente dal niente, sono riuscita ad avere attualmente 2 milioni di persone che li seguono. Come si fa a diventare YouTuber di successo? In realtà non c'è una formula, è perché è ancora tutto molto giovane. Il trucco è saper come far divertire e intrattenere le persone e trovare qualcosa che non sia un'imitazione di qualcuno, tanto quanto un qualcosa che ti muove a te. La cosa più facile è che quando ti emozioni, quando davvero qualcosa ti meraviglia, ti intrattiene, ti piace, per empatia passerà anche alle persone che ti guardano. E quindi il mio consiglio, se volete provare ad aprire un canale su YouTube, tra l'altro non vale soltanto per ragazzi giovani, perché molti dei YouTuber che hanno grande successo poi sono anche persone di una certa età. Per esempio a Firenze c'è uno YouTuber tra i più famosi in Europa che è uno liutaio, quasi 60 anni, e mostra durante il suo lavoro, lui racconta aneddoti della sua vita, della sua infanzia, mostra come fa i violini ed è molto divertente e allo stesso tempo istruttivo, per cui non c'è davvero un limite, basta che trovate quella sensazione dentro che vi fa spontaneamente venire voglia di prendere qualcuno vicino e fargli vedere guarda cosa ho trovato di bello, guarda cosa so fare, ed è lo stesso muovente, se volete, che spinge tante persone ad accedere a YouTube e guardare video o creare video. Quindi il senso della meraviglia, potremmo dire, e la voglia di comunicarlo. Sì, esattamente, specialmente perché non ci sono delle barriere, non devi per forza chiedere un favore a qualcuno, essere raccomandato da qualcuno, basta davvero metterti in gioco e hai tutte le possibilità che vuoi per sperimentare, quindi non c'è veramente un limite. Ho visto ragazzi che quando avevano iniziato, e oggi hanno magari 1,5 milioni di iscritti, avevano portato gli stessi format a televisioni o altre società e sono stati rifiutati, perché io dicevo questa cosa non può mai funzionare, nessuno guarderà mai questa cosa. Invece ora funzionano e sono ragazzi che non fanno solo cose frivole, come dicevo, ci sono canali con centinaia di migliaia di ragazzi che fanno cose istruttive, di scienza, di arte, di notizie. Parliamo del tuo canale, come si chiama e le chicche che possiamo trovare, no, le cose che a te piacciono di più di quelle che hai fatto.
Il mio canale si chiama Link 4 Universe, Link 4 Universe. Mi occupo di astronomia ed esplorazione spaziale. Mi occupo di questo perché è molto divertente, semplicemente perché alla base di tutto, anche se l'astronomia sembra una cosa lontana, no? Lo studio dei pianeti e navicelle spaziali, in realtà è una delle cose più grandi che abbiamo fatto come umanità ed è molto utile, molto più di quanto le persone tendono a immaginarsi, perché se ci pensate, molte delle cose che facciamo tutti i giorni esistono grazie a satelliti. Anche quando andate a comprare qualcosa al supermercato, quelle cose sono coltivate, i prodotti sono coltivati guardando a dati satellitari per il meteo, per sapere quando pioverà, quanto pioverà, oppure per salvare milioni e milioni di persone tutti gli anni, perché siamo in grado di prevedere in che modo gli uragani arriveranno verso le coste e quindi sappiamo portare via le persone in salvo. Quindi mi piace parlare e mostrare quanto lo spazio, quanto queste nuove frontiere che stiamo andando a vedere possono davvero fare la differenza. E se guardate anche a missioni di esplorazione come l'anno scorso, per la prima volta siamo passati vicino a Plutone, che era soltanto un puntino, e ora lo vediamo in dettaglio, vediamo queste montagne di ghiaccio, di acqua coperte da ghiaccio di metano. E queste cose riescono a colpire molto i ragazzi e avere un valore enorme nel meravigliare il pubblico, ed è molto bello perché in tanti casi spinge i ragazzi a studiare, ad appassionarsi alle scienze. Credo sia una cosa fondamentale su cui puntare per il futuro. Tu fai anche teatro? Sì, ho iniziato con la passione semplicemente per raccontare le cose. Quando ero piccolo, mentre giocavamo con i bambini, salivo sui tavoli ed ero quello che inventava le storie. Diceva: tu sei un drago e tu invece sei un condottiero fiero che lotta contro il drago. E questa cosa mi ha portato spontaneamente al mondo del teatro, che si basa sul creare racconti, inventare personaggi. Ed è quello che ho riportato poi nella divulgazione scientifica e nel cercare di usare un linguaggio artistico per parlare di scienza. Bene, ci piace tanto questa cosa, proprio l'idea che YouTube sia questa stanza della narrazione che in base a un principio antico, che è quello dell'interconnessione tra tutti gli esseri umani, oggi ci dà la possibilità di poterlo fare in tempo reale, arrivando a tutti. È un po' come l'agorà per i greci, quando iniziò la democrazia, la polis, le prime città vere, iniziarono a nascere le piazze, tutti andavano in piazza e ognuno saliva su piccoli piedistalli che trovate ancora a Roma, in città che sono state costruite in età romane, e questi piccoli piedistalli servivano alle persone per salire sopra e raccontare qualcosa per loro era importante per la vita della città. Magari si lamentavano che non funzionano gli acquedotti, o magari si lamentavano di altri problemi tecnici, oppure semplicemente intrattenevano il pubblico con il teatro, le prime opere teatrali. E questa cosa c'è ancora in versione digitale su YouTube oggi. Quindi su YouTube è semplicemente una grande piazza in cui chiunque può affacciarsi, portare i propri contenuti e cercare di migliorare il mondo un po' alla volta. Che bello, grazie Adrian. Media Terronia TV a Cosenza Comics ha incontrato questi due simpatici ragazzi che ci hanno un po' trasportato, dovevate vedere i fuori onda, ma sembrava di essere proprio sul set di The Big Bang Theory. In effetti loro sono i rappresentanti dell'associazione Astrofili dell'Università della Calabria, è un'associazione universitaria, e sono qui per fare avvicinare, innamorare, conoscere e riconoscere la bellezza dell'universo alle persone che visitano la manifestazione, vero? Vero, vero, vero. Abbiamo colto questa occasione perché, come dire, finalmente possiamo avvicinare tantissimi giovani, principalmente bambini, a quello che è l'astronomia, quindi questa la passione, questa curiosità di osservare il cosmo, di scrutarlo. E questa mattina un po' il tempo non è dei migliori, però il nostro fine è quello di osservare il sole e le macchie solari, quindi comprendere quei meccanismi che poi portano ai fenomeni delle aurore, perché il ciclo delle macchie solari e le aurore sono intimamente connesse. Quando c'è una grossa attività del sole, ci sono tante macchie solari, di conseguenza ci sono tantissime aurore boreali e australi. Che bello, insomma, le macchie solari uno pensa a quelle che gli rimangono sul viso, invece sentendone parlare da
Emanuele Vendicelli. De Emanuele. Astrofili Mencalinan dell'Università della Calabria. Quindi, gruppo Astrofili Mencalinan dell'Università della Calabria. Ecco, sentendo parlare di macchie solari da lui, uno invece pensa, oh, che bella cosa le macchie solari. Loro sono attrezzati di... Adesso mi spiegherai tu che sono tutti questi aggeggi. Tu ti chiami? Mendicelli Angelo, e faccio parte anch'io del gruppo Astrofili Mencalinan dell'Università della Calabria. E quello che lo strumento principale che utilizziamo è questo strumento qua, che è quello che noi poi andiamo ad utilizzare per l'osservazione notturna, mentre per l'osservazione diurna usiamo sempre questo, però a questo andiamo ad applicare un particolare filtro che permette di far passare pochissima luce, perché quello che noi consigliamo alle persone è di non osservare il cielo direttamente, perché con un telescopio potrebbe essere un po' pericoloso. Noi usiamo dei particolari filtri che ci permettono di osservare il sole utilizzando questo particolare strumento qua, che è composto principalmente da specchi al suo interno che riflettono la luce e poi la riportano sull'occhio dell'osservatore. Sentendo parlare voi, no, ancora con sorriso sulle labbra quando parlate dell'universo, insomma, c'è da confortarsi, perché sembrerebbe che tutti questi disastri ancora non li abbiamo combinati, o no? Come dire, riguardo a questo, posso dire che nell'universo c'è un suo equilibrio che è complicato modificare, e quindi questa, la meraviglia dell'universo, è difficilmente l'uomo riuscirà a rovinarla. Per molto tempo riusciremo soltanto a contemplarla. Oh, e per contemplarla insieme a voi, diventare astrofili, che si deve fare? In primo luogo basta seguirci sulla nostra pagina Facebook, che è Gruppo Astrofili Mencalinan, e partecipare attivamente alle nostre attività che facciamo principalmente all'Università della Calabria, ma non solo, organizziamo attività anche nei principali comuni calabresi. Quindi l'unico modo per seguirci è seguire la nostra pagina Facebook, seguire il nostro sito web www.gruppoastrofilimencalinan.altervista.org. Ok, l'osservazione solare è qualcosa di molto bello, però al tempo stesso anche molto pericoloso. Quindi il miglior modo per osservare il sole è osservarlo in sicurezza, e quindi bisogna utilizzare un telescopio o uno strumento ottico, però munito di apposito filtro. In questo caso noi utilizziamo questo filtro, che sostanzialmente è uno specchio che lascia passare soltanto lo 0,001% di luce solare, quindi sempre in protezione. Poi lo spettacolo che si può vedere è fantastico, perché si riesce a vedere il sole giallo, con un colorino giallo un po' chiaro, e poi si riescono a vedere le macchie solari, che sono estremamente, estremamente grandi. Abbiamo dovuto con discrezione inseguirle per molto tempo, perché come vedete sono molto misteriose, discrete e riservate, queste due damigelle medievali, delle quali è impossibile sapere la provenienza, vero? È impossibile sapere il nome, vero? E sappiamo soltanto che sono legate ad uno stand, lo stand di Midgard, di cui abbiamo già parlato, e che quindi sono qui proprio per farci emozionare. Altrettanto misterioso però parlante, ciao. Vediamo chi è questo personaggio così un po' anche inquietante. Allora, io sono Ichigo, preso dal manga Bleach, e sono nella forma Bankai in questo momento, cioè significa quella più forte. E in questo momento indosso anche la Hollow Mask, che è una delle sue peculiarità. Da quanto tempo, ragazzo? Non da moltissimo, non si pensi tanto, però... diciamo un paio d'anni. Con che frequenza? No, la frequenza è molto assidua. Qualunque momento della settimana è buono per dare sfoggio, diciamo, della nostra passione. Quindi... questa cosa ti fa sentire, ti aiuta a sentirti più forte? Più forte no, più eccentrico sì. Diciamo che è un buon metodo per sentirsi
speciali, almeno in questo. Grazie del suggerimento, ciao! È comprensibile perché c'è bisogno di un aiuto per sentirsi eccentrici, perché qua insomma c'è una bella competizione a livello di eccentricità. Ciao, tu sei? Luna Lovegood di Harry Potter. Quindi un personaggio amatissimo, conosciuto. E da quanto tempo tu ti cali nei panni di questo personaggio? Sono circa 3-4 anni. Però non è stato il primo cosplay, però ovviamente ne ho fatti altri nel corso del tempo, ecco. Altri? Sì. Sempre durante questi 3 anni? Sì, certo, ho fatto sia il Phantom Hive da Kuroshizuchi, un po' meno conosciuto, e Sakura di Pesca la tua carta Sakura. Altri però magari cosplay venduti, ecco, bisogna riciclare un pochino. Ma crei tu questi indumenti, le acconciature, oppure li acquisti, o è un po' e un po'? No, è un po' e un po', quello, una parrucca non può essere creata, quindi si va a comprare, qualcos'altro si fa a mano, ecco, un po' con le cose che si ha, che si trova, perché non è facile spesso trovare i materiali. Anche per te, che qual è la restituzione? Cosa ti dà questa esperienza? Mi diverto prima di tutto, ma anche tanta soddisfazione, perché quando qualcuno riconosce il tuo personaggio, ti ringrazia semplicemente per una foto, oppure ti ringrazia perché è fatto davvero bene ed è come lo immaginava lui, e sono grandi soddisfazioni anche per il tempo speso o anche per i soldi spesi per fare una determinata cosa, ecco. Insomma, c'è bisogno di fantasia. Grazie anche da parte nostra, ciao. Ringraziandoli anticipatamente per il contributo alla nostra fantasia, conosciamo altri due personaggi. Allora, alla mia destra c'è... Yato di Noragami. Noragami è un manga? È un anime e c'è anche il manga, sì. Bene, comincio a capirci qualcosa. Mentre invece alla mia sinistra abbiamo... Roronoa Zoro di One Piece. One Piece è molto conosciuto, quindi non c'è bisogno di spiegare niente. Qual è il tuo rapporto con questo personaggio? Diciamo che è il personaggio che amo di più in assoluto. È il più figo. Ma è buono? Molto buono. È diciamo l'eroe del gruppo. Quello che si mette sulle spalle tutto per salvare gli altri. E quante volte alla settimana lo fai? Praticamente sempre, infatti le mie cicatrici ne possono parlare. Quindi ti sei identificato completamente in questo personaggio? Dire il vero, ho perso Rufy, se qualcuno mi sa dire dov'è quel cretino. Facciamo un appello dalla TV, Mediaterronea TV si associa all'accorato appello di Zoro che ha perso Rufy. Tu hai perso qualcosa? Io ho perso Yukine, non lo trovo più, mannaggia. Ma sai, questo è un posto insomma pieno di tentazioni, sempre legate alla gioia e alla fantasia. Bocca al lupo, noi. Lei ha perso Yukine. Vediamo che cosa possiamo fare. grazie. Quasi comincio anch'io a sentirmi un po' a disagio in mezzo a tanta eccentricità. Guardate un po' che personaggi colorati, strani, molto assertivi della loro... Cattivi? Io avevo usato un eufemismo, quindi siete cattive? Sì, noi siamo le cattive di Sailor Moon. Io sono Black Lady. In realtà lei prima era buona, poi grazie a me diventa cattiva, cioè grazie alla mia famiglia. Io sono un personaggio abbastanza cattivo di una famiglia di cattivi, ecco. Che si chiama? La famiglia Black Moon. E il personaggio? Il personaggio si chiama Esmeralda, da come si può notare, i capelli verdi, la collana, lei avrebbe anche gli occhi verdi, ma impossibilità da mettere le lentine, non, no. Però lei prima era buona, era una bambina che per colpa mia poi diventa una donna bellissima e cattivissima, molto. Era meglio prima o adesso? Adesso. Adesso, quindi sì, meglio essere cattivi. E queste cattiverie che fate quali sono?
Vabbè, bisogna vedere tutto, è una storia lunghissima. In realtà, allora, cioè, conquistare il mondo, prendere il cristallo d'argento per farlo, per distruggerlo, perché grazie al cristallo d'argento si può salvare il mondo. Invece la famiglia cattiva, sì, 15 stagioni in 2 minuti, però vabbè, fondamentalmente distruggere... Ma uccidere Sailor Moon e fregarle il marito. Alla fine, sì. Mamma, che banalità! Che padre, quindi c'è pure un po' di Freud, secondo me. Aiuto. Va bene, grazie, Sailor Moon. Continuate a vederla, continuate a vederla. Continua la nostra avventura tra i cosplayer, quelle di prima sembravano buone ed erano cattive, vediamo invece questi qua chi sono. Ciao, tu chi sei? Mi chiamo Federico e interpreto il corvo. Il corvo, che è buono o cattivo? Non tanto buono. Non tanto buono sto corvo, perché? Che fa? Perché cerca la fidanzata, però poi fa un'uccisione, cioè è un po' complicata la storia. È complicata, insomma, per amore queste... Uccide per amore, mettiamola così. Uccide per amore. Però uccide anche parecchi innocenti, quindi... Uccide innocenti? Ah, insomma, cattivo. Tu invece chi sei? Io sono Alessandra e interpreto Michael da Angel Sanctuary, che è un manga. È un personaggio abbastanza buono. Finalmente uno buono, aspetta che mi sposto. Perché è buono, dai? Perché conviene essere buoni? Diciamolo, diciamolo. Beh, il personaggio è un arcangelo. Oh. E lotta per contro i demoni, per sconfiggere il fratello che è Lucifero. Da quanto tempo tu interpreti questo personaggio? Questo personaggio è stato uno dei miei primi cosplay. Io ho cominciato nel 2010. Adesso l'ho un po' arrangiato. E quindi non hai cambiato idea, per cui insomma possiamo sperare che la bontà vinca. Sì. Bene, grazie. Andiamo da quel signore col viso quasi, quasi nascosto. Tu chi sei? Sono Michele, interpreto lo Slender, che è una leggenda americana, una specie di pifferaio magico che rapisce i bambini. Poi purtroppo i genitori che vanno a cercarli muoiono con questa figura che appunto è lo Slender. Ho capito, li rapisce perché? Guarda, le origini non si sanno, non si sa perché, per un motivo certo. Bene, ma secondo te questa voglia di eroi anche negativi, insomma di personaggi che fanno cose strane, da dove nasce? Beh, sono gusti comunque, a chi può piacere il buono come a chi può piacere il cattivo, dipende tutto dalla persona. Perché qualcuno mi diceva, ah, che bello questi supereroi che girano oggi in questa Cosenza Comics, dice, ogni tanto sarebbe bello che quando non riusciamo a pagare la bolletta, quando non riusciamo a fare tutte le cose che dobbiamo fare in una giornata, arrivassero e ci dessero una mano. Secondo te questa cosa è possibile? Servirebbe una mano, possibile ancora non credo, però sarebbe molto utile. Ma divertirsi a giocare con questi personaggi, a te per esempio ti aiuta a scaricarti, a rigenerarti, che cosa ti dà? Certamente è un modo per sfogarsi, per sfuggire dalla vita quotidiana, dai problemi con gli amici e con la famiglia, però è anche un modo per divertirsi. Bene, che non è poco. Allora passiamo a questo personaggio mite, sappiamo che cosa nasconde invece. Il tuo personaggio chi è? È Rey di Star Wars. Di Star Wars, quindi è buona? Sì, sì. È buona, è viva. Che cosa fa? Quali sono le gesta di questo personaggio? Vediamo quando io non riesco a rientrare in casa in tempo per ritirare i panni e piove e si bagnano, se Rey mi può aiutare.
Diciamo che fa parte, cioè entra in gioco questo personaggio nell'ultimo film di Star Wars, Il risveglio della forza. Ancora non si è capito proprio la sua identità, qualcuno pensa che sia la figlia di Luke Skywalker, qualcun altro pensa di no, ci sono ancora varie interpretazioni, quindi dovremmo aspettare il prossimo film per saperlo. Certo, su Star Wars altro che Dynasty, no? Ci sta tenendo impegnati da decenni, grazie. Il tuo nome invece qual è? Denise. Denise, grazie Denise, buon divertimento, ciao. E sono arrivati pure i corsari, siamo niente poco di meno che con Jack Sparrow. Mi consenta, Capitan Jack Sparrow. Capitan Jack Sparrow, chiedo scusa, in persona, chi è che l'ha attirata ad arrivare a Cosenza? Chi è che l'ha convinta ad arrivare a Cosenza? Ma guardi, io essendo che sono un universitario di qua, di Cosenza, era una fiera qua vicino, quindi direttamente con la Perla Nera sono andato a attraccare a Paola e sono arrivato qua. Non lo sapevamo che il capitan Jack Sparrow era uno studente dell'Università della Calabria. Penso che si senta che io sia calabrese dall'accento. E vabbè, del resto sti corsari, insomma, gente di mare, la Calabria è la terra dei due mari. Tu hai sempre interpretato questo personaggio? Beh, io sì, questo si può definire un mio secondo cosplay perché è sempre la versione di Jack Sparrow, però la versione cannibale. Infatti nel secondo film c'è una scena in cui è truccato in questo modo e viene interpretato in questo modo abbastanza sfarzoso. E quindi mi è piaciuto molto, ho cercato di interpretarlo fino al meglio e questo è il risultato. Quanto tempo impieghi ad abbigliarti così? No, ma non è più che altro il tempo per l'abbigliamento. Il problema è il trucco. Impiego almeno 2 ore per truccarmi perché, cioè, a parte che mi trucco da solo, quindi è ancora più difficile. Però... Che dobbiamo fare? Se alla fine poi il risultato è per divertirsi tutti assieme, lo faccio con piacere. Con quanta frequenza usi il travestimento? Diciamo 3 fiere all'anno, quindi sono pochi giorni alla fine. Se può fare. Ragazzi, il capitan Jack Sparrow studia all'Università della Calabria, quindi studiare fa bene, vero? Sì, fa benissimo. Cosa studia il capitan Jack Sparrow? Secondo voi, cosa potrei studiare? Ingegneria. Esattamente. Alla prima. Ingegneria civile. Quindi gli ingegneri civili finiranno a diventare corsari. Ok, grazie capitano. Vogliamo sapere il tuo cosplayer, che personaggio è e quanto tempo ci hai messo a farlo? Allora, il mio personaggio è Don Chisciotte Rosinante, detto anche Corazon. Per fare il vestito, che ho fatto tutto praticamente io insieme alla mia ragazza che è stilista, ad eccezione delle scarpe, del pantalone e della parrucca, ci ho messo la bellezza di una settimana. Non è stato nemmeno molto caro comunque, perché alla fine fai da te, non prendi solo la stoffa e risolvi tutto. Il personaggio in sé per sé è un personaggio buono dell'anime, che sta nella ciurma comunque di un cattivo, ma che è suo fratello per giunta. Però dato che sa i piani del fratello, che vuole uccidere un bel po' di persone, distruggere il mondo e prendere il controllo di una città, lui cerca di fermarlo essendo anche un marine nascosto. Viene scoperto dal fratello e viene quindi ucciso da lui. E che cosa ne pensi riguardo a questi 3 giorni di Cosenza Comics? Una fiera molto carina, anche piena di gente, piena di cosplay. Ieri sono venuto anche non vestito ovviamente per vedere un po' che atmosfera girava. Gli ospiti sono stati tutti quanti fantastici. I concerti sono stati stupendi. Per il resto adesso mi sto godendo un po' la fiera. Faccio qualche foto di qua e di là. Poi il bello di essere cosplay appunto è perché la gente viene a chiederti la foto ed è qualcosa è simpatico, una cosa divertente perché non sei nessuno, però vestito da qualcuno lo diventi e interpreti il loro personaggio. Nobody like you. I feel like I'm somebody. Somebody with you. Oh, there is love.
Siamo qui con Alessandro, autore del libro Tokyo, la guida nerd. Oggi ha presentato il libro al Comics di Cosenza. Allora Alessandro, parlaci un po' del tuo libro. Come dice il titolo, è una guida a Tokyo però un po' diversa dalle altre. A differenza delle altre guide turistiche è una guida nerd, cioè a tutte quelle cose che possono piacere a chi come noi è appassionato di fumetti, di videogiochi, di animazione, di pupazzi, di robot. È un vademecum per chi ci va la prima volta con una serie di consigli, ma anche per chi c'è stato altre volte e vuole sapere quali siano i negozi, i musei, i luoghi da vedere nella capitale giapponese. Scritto con un linguaggio un po' divertito e divertente per non renderlo troppo palloso, con delle illustrazioni e un sacco di foto. È un libro tutto a colori, pieno di foto che ho scattato io e spero che piaccia. In realtà, se una persona va a Tokyo e ha quel tipo di impostazione come la nostra, nel senso che è appassionato di quelle cose, può trovarlo divertente. E un'altra domanda, dove si può trovare, insomma, chi è interessato a comprarlo, dove può comprare il tuo libro? È in vendita in libreria, su Amazon, sugli store online come IBS e gli altri negozi online, oppure può essere ordinato dal sito dell'editore che è Limited Edition Books. Grazie Alessandro, a presto e buona continuazione nel festival. Siamo con Stefano e Francesco, gli autori di Ernest Egg. Allora ragazzi, un grande successo vedendo la fila incredibile, lunghissima che è sul vostro stand. Allora, parlateci un po' del vostro lavoro, di come è nato e da dove è partita l'idea. Allora, è un progetto nato in crowdfunding, nato un anno e mezzo fa attraverso una campagna che ci ha dato la possibilità, che è andata a buon fine, e che ci ha dato la possibilità di realizzare un libro, un cortometraggio animato in stop motion e una serie di altre cose come dei gadgets, a partire da dei modelli in resina, a dei portachiavi fatti a mano in pelle, a cartoline, questi peluche incredibili realizzati da Katie, insomma un sacco di cose. Allora Francesco, Stefano ci ha appena parlato di questo cortometraggio che è in post produzione, parlaci un po' di questo progetto in maniera più approfondita. Beh, intanto c'è da dire che noi abbiamo realizzato un libro, dal libro poi abbiamo tramite la campagna conosciuto delle persone che hanno sposato il progetto anche dal punto di vista della realizzazione animata, e con una tecnica particolare, quella della stop motion, che ha diciamo nel suo DNA una complessità più estesa rispetto ad altri. E in questo momento siamo in post produzione, vuol dire che abbiamo già effettuato un po' tutto il girato e ci sono ancora alcune correzioni che sono state effettuate anche sulla scorta delle indicazioni sia di regia da parte di Claudio Di Biagio, che è il regista, ma anche nel comparto degli effetti speciali, ovviamente mie e di Stefano, perché girare su un set è una cosa, poi dare un'occhiata diciamo in un momento successivo, ci sono difetti o cose che sono migliorabili, altre invece che ci lasciano stupiti nella qualità, diciamo. È una tecnica molto difficile quella della stop motion, in Italia si affronta con difficoltà, però siamo molto soddisfatti del risultato e domani mostreremo qualcosa anche qui al Cosenza Comics. Ah, benissimo, ritorniamo a Stefano invece. Allora, per quanto riguarda invece la distribuzione, dove possiamo trovare noi Ernest Egg? Ernest Egg è possibile, il diario di Ernest Egg è possibile acquistarlo online sul sito www.ernestegg.it o forse com, comunque si viene reindirizzati, quindi .it, bravo, e in alcune librerie presenti in diverse città. Abbiamo un punto vendita vicino Roma, qui a Cosenza è in vendita alla Ubic, a Milano in una libreria che si chiama Isola Libri, a Vigevano nelle Notti Bianche, insomma ci sono diversi punti vendita.
Noi poi frequentiamo le fiere, quindi è possibile incontrarci appunto nelle fiere così, e poi anche direttamente dalla pagina Facebook, c'è il tasto acquista, quindi basta andare su Facebook e cliccare. Perfetto, grazie ragazzi, in bocca al lupo e buon proseguo. Siamo in compagnia di Lucio, che è qui al Festival di Cosenza, al Comics di Cosenza, presenta tre suoi lavori, tre suoi graphic novel. Lucio, parlaci un po' di questi tuoi lavori, raccontaci come sono nati e di cosa parlano. Salve a tutti, mi chiamo Lucio Perrimezzi e sono uno scrittore di fumetti, scrivo e basta, non disegno, sono uno sceneggiatore. E ho pubblicato diversi libri, faccio questo lavoro da quasi una decina d'anni. E in questa occasione presento due libri editi con Tunue Edizioni di Latina e si chiamano Stupido Mondo, è uscito nel 2006, che diciamo che è la mia opera di esordio, per i disegni di Mauro Cao. Seguito da Rocky Rozzo, uscito 2 anni dopo, sempre per Tunue, disegnato da Giulia Argnani. E infine il più recente che ho qui con me è il sesto, L'amore, la vita e l'immortalità di Trevor Between, uscito nel 2013 per edizioni NPE. Sono tre libri, in realtà poi ho fatto anche altre collaborazioni con Centro Fumetto Andrea Pazienza, Napoli Comic Con, e recentemente, che è la cosa più recente che ho pubblicato, ho lavorato insieme per Passenger Press per la collettiva che si chiama Amazzoni, dove ho scritto una storia all'interno di un volume che contiene più storie di più autori. E dunque, i libri che ho pubblicato, che qui ho portato con me, hanno comunque contenuti sostanzialmente anche molto differenti. Diciamo che non mi è mai piaciuto fossilizzarmi solo su un genere, ho i miei gusti, le mie preferenze come tutti, ma cerco sempre di fare quello che... Parto dal principio che mi piace fare le cose che vorrei leggere, quindi cerco sempre anche per questo motivo di variare, perché sono un lettore sostanzialmente onnivoro. Dunque, il primo che ho pubblicato, quindi il mio esordio, per il quale ovviamente ho un particolare legame affettivo, perché diciamo che mi ha permesso di entrare in questo... Di farti conoscere, esatto, anche diciamo nell'ambiente. Si chiama Stupido Mondo, è disegnato da Mauro Cao ed è la storia sostanzialmente di tre amici, questi che vediamo in copertina, ed è praticamente l'avventura di questi tre amici che, anche se vivono tre esperienze parallele raccontate a sé stante, hanno questo rapporto di amicizia che è il thread union della storia, il filo conduttore che li porterà poi, diciamo, attraverso questo volume anche a fare scelte importanti che comunque risponderanno anche alla loro crescita. Scusami, l'ambientazione dei tuoi lavori dove sono ambientati? Non è predefinita. Stupido Mondo è stato ambientato a Roma, anche perché il disegnatore è originario di quelle parti, quindi è stata anche una scelta comoda, se vogliamo, nel senso che anche lui che ha partecipato attivamente al processo creativo mi ha chiesto espressamente di poter comunque gestire ambienti che conosceva bene. Questo permetteva una narrazione più fluida, quindi io mi sono, tra virgolette, adattato. Rocky Roads, anche se è ambientato a Roma, anche se qua l'ambiente ha un ruolo molto, molto differente, nel senso che non gioca un ruolo predominante rispetto a Stupido Mondo. Rocky Roads è più concentrato sui personaggi e sui pensieri dei personaggi. E Rocky Roads invece è una storia anche con tematiche, diciamo, di vita ordinaria, di cose umane, però, come suggerisce il titolo, affronta ancora di più la tematica della musica, ed è un fumetto che mi piace pensare debba aiutare anche a fornire spunti di riflessione. Mentre il terzo è un po' più sui generis, si chiama appunto il sesto, e a proposito di ambientazione è ambientato invece in una città immaginaria, è una storia un po' più soprannaturale, ha richiami quindi comunque ad alcuni aspetti della religione cristiana, della Cabala ebraica e della storia sostanzialmente di una persona condannata a vivere per sempre. E per questo motivo, che non può morire, non invecchia, non può morire, questo finché però ha vissuto sempre questo retaggio con vergogna, nel senso che il concetto base del sesto è rappresentato da una massima: vivere per sempre come non vivere mai, nel senso che una persona condannata a una vita eterna non potrà mai avere una vita, non potrà mai avere degli affetti, non potrà mai avere quello che è appunto una vita tra virgolette normale. Mi piace pensare che il sesto parli di vita e di morte e anche di amore, perché fondamentalmente la storia racconta che dopo secoli di immortalità questo personaggio, che è una persona normale come me, come te, incontra una donna, e per questa donna che muore, che per causa sua. Quindi lui decide di accettare in fondo questo retaggio, scoprire perché lui è il sesto, si spiegherà perché appunto lui
scopre di essere il sesto, attraverso un viaggio tra la vita e la morte. Quindi diciamo che affronta tematiche anche abbastanza importanti, ovviamente da un punto di vista personale. Quindi tre tematiche molto diverse l'una dall'altra. Volevo farti l'ultima domanda: dove possiamo trovare questi lavori? Allora, Tunuè è una casa editrice a livello nazionale, quindi diciamo che potete trovarla in tutte le librerie e fumetterie d'Italia. E stessa cosa si dice, posso dirti per NPE, in quanto comunque è una editoria di diffusione nazionale, quindi fumetteria e libreria sostanzialmente. Oppure in fiera, e a volte trovate anche me e i disegnatori, se venite vi facciamo anche lo sketch. Perfetto, grazie, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, e buona continuazione. Grazie a voi. Siamo con Sante, uno degli organizzatori di questo splendido evento, nonché disegnatore del fumetto Sion. Parliamo innanzitutto della manifestazione. Mi sembra di vedere un gran successo, tantissima gente sta arrivando da quando avete aperto e quanto vedo sta crescendo sempre di più. Quali sono le impressioni dal di dentro? Beh, diciamo che ci siamo resi conto delle stesse cose già da ieri praticamente, perché il venerdì dell'anno scorso fu il giorno meno visitato, insomma. Invece il venerdì di quest'anno è stato super affollato, quindi questo ci fa capire che già sabato sarebbe stato ricco di persone e ci fa presagire che domenica avremo il boom. E di questo ne siamo felicissimi, perché comunque siamo andati oltre le nostre più rosee aspettative. Quindi abbiamo detto, oltre ad essere uno degli organizzatori, anche un autore di questo lavoro, Sion. Parlaci un po' di questo fumetto, com'è nato e di cosa parla. Allora, Sion è un fumetto che stiamo promuovendo qui in fiera, eravamo presenti anche la scorsa edizione, però il progetto era ancora in forma embrionale. Quest'anno invece siamo tornati più forti, con più informazioni e più materiale in mano, e praticamente stiamo promuovendo quella che sarà la campagna crowdfunding per la realizzazione del fumetto. Una campagna crowdfunding è una sorta di raccolta fondi che permette alle persone che desiderano vedere stampato quel fumetto di sostenere le spese per la produzione di questo volume, e che in cambio riceveranno a casa non solo una copia del fumetto che andremo a stampare, ma anche tutta una serie di premi personalizzati e che andremo a realizzare. Il fumetto nello specifico racconta la storia di un eroe che si muove all'interno di una Napoli steampunk, ovvero una città dove la tecnologia è andata avanti. Siamo nel 1845, però la tecnologia è futuristica, diciamo, e la città è fortemente industrializzata. All'interno di questa città compaiono anche delle creature mostruose e lui si ingegna per combatterle. Ottimo. Va bene, grazie, buona continuazione, speriamo di continuare così. Ciao. Grazie a voi.